Ormai aerodinamica per noi non è mai stata soltanto un progetto aerodinamico, perché ormai deve funzionare, innanzitutto devi aprirti bene, devi reggere le tasche, devi avere un livello di trasferibilità, di capacità di asciugare elevato, quindi è un risparmio. Mi è nato con le maglie, ma poi è arrivato anche le giacche, poi con la gabba, possibilità con la gabba perfetta manica lunga, riesci anche a vestirti, che è un risparmio aerodinamico, ma è più efficiente come lavoro con freddo, perché tiene tutta la giacca più vicino al corpo, quindi non hai l'aria fra la pelle e la membrana che si raffredda, e quindi è un miglioramento sia nella la protezione che nella dinamica. Invece il pantaloncino, parlando con gli atleti, loro erano contenti del modello vecchio, ma qui era più una cosa, noi vedendo anche sviluppo di prodotti nuovi, di poter fare un tessuto tagliato a laser, ma mettendo il silicone in verticale, che così non hai nessuna elasticità, però è una tenuta. Quindi questo è uno sviluppo che abbiamo visto, di migliorare un po' le forme anche di linee. Questa è una parte proprio estetica che volevamo migliorare.